Lei ha approfondito molto gli studi sui modelli stock flow. Questo tipo di modelli vengono utilizzati da alcuni economisti eterodossi per prevedere situazioni di crisi. Può dirci quali strumenti vengono forniti da questo modello per le previsioni economiche? Sì, i modelli cosiddetti stock flow consistent sono dei modelli macroeconomici relativamente semplici che pongono l'accento sulla coerenza contabile di tipo dinamico. Ora, per capirci, si fa molta attenzione al fatto che i debiti di ogni settore siano registrati nel modello come crediti di altri settori, che i pagamenti da ogni settore siano registrati come incassi da altri settori, e si devono, diciamo, rendere esplicite tutte le conseguenze di queste cose. Quindi, se un settore si sta indebitando, questo vuol dire che dovrà pagare in futuro degli interessi agli altri settori. E di fatto, appunto, il grafico che sintetizza i risultati di questo modello è diventato abbastanza noto, del cosiddetto grafico dei saldi settoriali, che rappresenta il deficit pubblico, il saldo dei conti con l'estero e poi la differenza tra investimenti e risparmi del settore privato, che è data di fatto dagli altri due. In pratica l'eccesso del risparmio privato sugli investimenti deve necessariamente corrispondere o a un surplus dei conti con l'estero o a un deficit pubblico o a tutti e due. E questo sintetizza un poco i flussi di pagamenti che ci sono all'interno di un sistema economico, che in molti casi vengono in gran parte ignorati. L'altro aspetto, appunto, è quello degli interessi. Tener conto dell'importanza del pagamento degli interessi è molto rilevante, non tutti i modelli economici ne tengono conto. C'è un secondo aspetto che è anche molto utile, e cioè dal punto di vista tecnico, in un sistema che cresce in maniera stabile, gli stock e i flussi crescono allo stesso tasso, e quindi il rapporto tra i flussi e gli stock o tra due stock deve stabilizzarsi. Quindi noi possiamo usare questo semplice risultato matematico per andare a vedere che succede nel mondo vero. Quindi se nel mondo vero io ho che il saldo tra risparmi e risparmi investimenti privati rispetto al reddito sta diminuendo, questo vuol dire che l'economia non sta crescendo a un tasso regolare, c'è un qualche processo che sta modificando il sistema e lo sta probabilmente portando al di fuori dell'equilibrio, e dobbiamo andare a capire qual è questo processo, quali sono le sue conseguenze, qual è la sostenibilità di questa traiettoria. Quindi diciamo, questo tipo di modelli è stata usata dal punto di vista empirico fondamentalmente da Wynne Godley, che è un economista inglese che è scomparso di recente, con cui ho lavorato dal 1988 in poi in giro per il mondo. E di fatto lui è tra questi che hanno previsto la crisi quando già nel 99, quindi ben prima della crisi del 2007, fece notare che c'erano negli Stati Uniti in atto una serie di processi che erano insostenibili, e in particolare una caduta dei risparmi privati rispetto al reddito, una tendenza all'epoca del governo Clinton del settore pubblico ad andare verso un surplus di bilancio e una tendenza dei conti con l'estero americani a andare in disavanzo, e infine una crescita del mercato azionario che era fuori linea con la crescita economica. Quindi lui fece notare che tutti questi processi, se continuavano nel tempo, avrebbero prima o poi generato una crisi. Ed effettivamente nel 2001 ci fu una crisi con il crollo del mercato azionario. Quello che successe però è che il governo invertì la rotta e fece una politica fiscale espansiva che riuscì a
tamponare gli effetti della crisi, e null'altro fu fatto per invertire l'insostenibilità di questi processi. Quindi, a mio avviso, e anche a avviso di Godley, quando ancora era in vita e ancora pubblicavamo rapporti sull'economia americana e l'economia mondiale, la crisi del 2007-2008 aveva la stessa natura, cioè era sempre data dagli stessi processi insostenibili che erano in gioco negli Stati Uniti, ma anche negli altri paesi. E forse il più importante di questi processi è un consumo eccessivo legato all'indebitamento. E una delle cose che analizziamo di solito, non tanto con modelli stock flow, ma con l'interazione tra modelli stock flow e modelli di altro genere, è il collegamento tra questo indebitamento e la distribuzione del reddito. A mio avviso, l'indebitamento delle famiglie negli Stati Uniti prima e in Europa poi è in gran parte dovuto al fatto che i salari reali si sono stabilizzati in questi paesi, anche se la produttività continuava ad aumentare e i guadagni di produttività venivano accentrati di fatto nelle mani di pochi. Quindi la famiglia media americana aveva un guadagno in termini reali che non cresceva, però vedeva aumentare il costo del college per il figlio, aumentare il costo della sanità da pagare, e in più vedeva anche, diciamo, un modello di riferimento da serial televisivo sul ricco che poteva permettersi un tenore di vita sempre più alto, quindi c'erano anche forse degli effetti imitativi per cui era portata a indebitarsi se non poteva far fronte in altro modo al calo del suo tenore di vita relativo. Quindi questi modelli stock flow sono di fatto abbastanza semplici, anche se poi comunque un modello diventa di non meno di 120-130 equazioni, ma sono fondamentalmente molto utili perché portano a coerenza il comportamento del governo con quello che ci aspettiamo accada ai conti con l'estero e quello che ci aspettiamo accada al settore privato. E noi li abbiamo sempre utilizzati, dico noi perché di fatto questi modelli li usiamo noi all'IV Institute, li stanno sviluppando in Irlanda, c'è un gruppo in Irlanda che sta sviluppando un modello per l'Irlanda e uno per l'Islanda, ma non sono ancora arrivati a usarlo in maniera diciamo empirica. E poi ci sono Goldman Sachs che usa alcuni pezzi dell'approccio ma solo per fare previsioni a breve, e non mi risultano altri gruppi di ricerca che usino questi modelli per previsioni di medio periodo. Dicevo, il modo in cui noi li usiamo di solito per mostrare l'incoerenza delle previsioni fatte dai centri istituzionali. Per esempio negli Stati Uniti c'è il Congress Budget Office, che è un'istituzione che prende la legislazione corrente, usa un modello mainstream per proiettare la crescita del sistema e dice cosa succederà agli Stati Uniti con la legislazione corrente nei prossimi 10-15 anni. E noi abbiamo sempre fatto notare che siccome il loro modello mainstream prevede che l'economia cresca indipendentemente da quello che faccia il governo, loro sono sempre troppo ottimisti sulla crescita, perché se il governo fa un consolidamento fiscale non è vero che l'economia non ne risente. Analoghi per la Grecia, un modello che abbiamo sviluppato più di recente per la Grecia, dove abbiamo mostrato appunto che il governo greco negli ultimi 2 anni, se faceva l'austerità che voleva fare, non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi di crescita che sperava di raggiungere. E di fatto diciamo, l'interesse verso questi modelli stock flow e verso il nostro lavoro discende dal fatto che finora ci abbiamo preso, cioè sia le previsioni fatte per gli Stati Uniti sia per quelle fatte per la Grecia sono risultate in linea con quello che poi dopo 1-2 anni accadeva, altrimenti non saresti qui a intervistarmi.